molti registi ritengono che un minuto sia un tempo troppo breve per raccontare una storia efficacemente. Io non sono d'accordo. Credo invece che si tratti principalmente di comprendere quali siano i vantaggi di un tempo così breve e le strategie per raccontare una storia. Da sempre i migliori esempi di ultra short film sono gli spot commerciali, i cui tempi televisivi serrati obbligano creativi e registi a formulare uno storytelling di durata brevissima e ottenendo a volte risultati straordinari. Ma voglio mostrarvi qualcosa di concreto. Down. Dear boy, look at you. Where have you been? It's been 10 years. I did wait. Well, 10 years, huh? Where have you been? Just looking. Did you find love? Yes, I found love. I found a lot of things. Sorry. I guess I'm just a restless soul. Bellissimo e toccante, questo film è in realtà uno spot commerciale, realizzato da Michael Hausman per la Replay Jeans nel 1995. Questa versione è tratta da un cortometraggio di circa 12 minuti ed è di gran lunga più emozionante ed efficace. Per capire meglio lo storytelling, proviamo ad osservare la timeline del film. Ho diviso le singole inquadrature e colorato diversamente i 5 momenti di sviluppo della storia. Il primo momento è un'introduzione del protagonista e delle persone che lo stanno aspettando. Dear boy, look at you. Where have you been? It's been 10 years. I did wait. Una seconda parte dove iniziamo a vedere i ricordi di un viaggio profondo e straordinario. Poi una terza parte, introdotta da una domanda, che ci porta dentro un ricordo doloroso e struggente, a cui poi seguirà un quarto momento, che è una rinascita attraverso la spiritualità. In questa sequenza finale lo vediamo ripartire, consapevole ormai di non potersi più fermare. L'emozionante storia di 10 anni di vita di un uomo che ha girato il mondo e vissuto un dolore incolmabile e che si è salvato soltanto grazie all'incontro con un monaco. Tutto questo in un minuto e con ben 52 inquadrature. Ma torniamo un attimo alla struttura del racconto. Se analizziamo il plot, possiamo vedere che è diviso in 3 parti. Il setup, che comprende l'introduzione e i suoi ricordi di viaggio, un violentissimo breakdown nella parte centrale del film e la resolution nella terza e ultima parte. E proprio come in una struttura a 3 atti, possiamo riconoscere 2 plot point, 2 punti di svolta. Uno all'inizio del breakdown, quando sentiamo la domanda della donna. E uno all'inizio della resolution, quando si aprono le foglie. È incredibile come l'editor che ha creato la versione da un minuto sia riuscito a lasciare intatta la struttura del racconto e a mantenere fluida la visione. Su questo film ci sarebbe molto da analizzare, ma mi voglio limitare ad un paio di appunti di regia che mi sembrano molto interessanti. Per prima cosa, su 52 inquadrature soltanto 3 hanno un movimento di camera. Tutte le altre sono inquadrature fisse, magistralmente composte. Proviamo ad osservare il film mettendo una mascheratura verticale nel terzo centrale. Come si può vedere, lo sguardo resta quasi sempre concentrato nella parte centrale del fotogramma. Le inquadrature con bilanciamento diverso sono anche quelle di durata maggiore.
Questo permette a chi guarda di non distrarsi e rimanere quasi ipnotizzato dallo scorrere delle immagini. Può sembrare strano, ma costringere lo spettatore a muovere molto gli occhi durante la visione di una sequenza di eventi così veloce potrebbe significare correre il rischio di mandarlo in confusione e perdere il senso della storia. Adesso diamo un'occhiata alla composizione e all'equilibrio di alcuni dei fotogrammi del film. Impressionante. È proprio il caso di dire che ogni fotogramma è un quadro. Tutto questo contribuisce alla messa in scena di un vero e proprio poema visivo che incanta ed emoziona allo stesso tempo. Vorrei chiedervi di focalizzare l'attenzione in una piccola parte del film che adesso vedremo rallentata per darvi modo di analizzarla meglio. Questa sequenza vede alternarsi Darrell e la ragazza. Darrell sposta gli occhi e vede le mani con gli anelli. Poi si torna su di lei in un'inquadratura isolata che gli dice di averlo aspettato. Il sorriso di Darrell chiude la scena. Questi pochi dettagli ci parlano di un'altra storia, precedente a quella del film, in 6 secondi. Tutto questo viene percepito in maniera subliminale all'inizio, ma nell'ultima parte il close-up sulla lacrima che scende sul volto di lei completa il puzzle e ci fornisce tutti gli elementi per comprendere anche questo livello di racconto. Ma non è finita. Se guardiamo l'ultima inquadratura con attenzione ci accorgeremo che non è quello che appare. Per prima cosa, Haussmann ha messo in secondo piano un ragazzo africano per indurci a pensare che stia tornando in quei luoghi, ma osserviamo meglio. Non sembra affatto l'interno di un aereo. Il sedile davanti a lui non è quello di un aereo e gli oblò sono troppo grandi. Non mi ero accorto di questo piccolo inganno se non dopo diversi anni. Il cinema è un'arte meravigliosa. Ci sarebbe ancora moltissimo da analizzare, ma questo video ha lo scopo di smentire un luogo comune, quello per cui in un minuto non si possa raccontare una storia straordinaria.